Di vedere che ancora aspettiamo una risposta della magistratura, perché non è successo niente. Il governo ci aveva promesso di avvicinare i familiari, solo era una promessa perché non ha fatto niente, e questo ci fa molto male. Chiediamo verità e giustizia, aspettiamo una risposta da parte della magistratura, anche da parte dello Stato. Ormai è passato un anno, noi stiamo ancora aspettando, e per noi non è facile ritornare indietro, perché le ferite che avevamo si sono aperte di nuovo. Io oggi pomeriggio, veramente ritornando qui, ho pianto. Per me è estremamente difficile, però sono qua a chiedere giustizia per il mio cugino e per altri familiari. È una cosa terribile che non riesco a comunicare con le parole, e soprattutto anche perché io ho visto tutti i corpi, le immagini di tutti i bambini di Pallameloni, non solo le salme, e ho visto tutte le immagini, tantissimi bambini, oltre 34 bambini, donne e così via. E non riuscivo a dormire, ho dovuto fare una terapia anche psicologica, ritornando su a Bolzano dove vivo, e oggi sono qua a chiedere di nuovo giustizia, che nei prossimi giorni avremo altri incontri, che arriveranno altri familiari. Molto male. Ci sono anche ancora tanti corpi che dobbiamo dare sepoltura a loro, che ancora stiamo aspettando. Ci hanno chiesto DNA, abbiamo lasciato DNA, ormai sono passati 9 mesi, 10 mesi, ma ancora aspettiamo, non sappiamo cosa sta succedendo. Quindi questo fa molto male. No, non ho ancora il coraggio di comunicare a mia zia, perché non abbiamo ancora trovato il suo corpo, non abbiamo ancora trovato, quindi non ho il coraggio di comunicare a mia zia. Il pescatore che abbiamo visto, che siamo grati per tutta la vita.